qualcuno dovesse decidere di fare un ricorso, i soldi che vengono oggi sborsati chiedono a quelli ordinari, perché se deve essere una responsabilità del Presidente della Conferenza del Patrimonio che ha fatto un atto non dovuto, oppure si dovrà richiamare la Comune, quello che il Comune è andato a intervenire su quelli che sono magari dei giudizi legali che deve sostenere la Conferenza del Patrimonio. Prima di tutto voglio capire se questo tipo di delegazione è corretta, a me sembra assolutamente di no, perché in caso in cui ci dovesse essere un corso, il corso dovesse riconoscere la validità di questa delegazione piuttosto che di un'altra, chi arriverebbe a rispondere di questo danno che si sarebbe creato? Tutto d'accordo. Sì, grazie. Sì, io concordo. All'articolo 1,2 del decreto legislativo 165 del 2001, l'assessore che ha indicato all'interno non vi sono società pubbliche, per cui il divieto non si applica alle società, si applica alle amministrazioni pubbliche. Poi, sul secondo quesito, nel caso in cui questa fosse un'interpretazione errata e l'amministratore unico che ha conferito l'incarico fosse condannato, non so da chi, a, non so, per esempio un ricorso alla Corte dei Conti o al giudice ordinario, a richiamare, lo farebbe ovviamente di tasca propria, comune non c'entra nulla in questa vicenda, comune è assolutamente strano. Come non ha conferito alcun incarico, stiamo parlando di entità diverse, la società fa il suo lavoro, assume i suoi dipendenti e dà i propri incarichi. Nel caso specifico, ribadisco, non è soggetto a questo divieto, o questo divieto vale solo per le pubbliche amministrazioni, per cui il problema non c'è, per me non c'è. Perché non mi si sta facendo tanti corsi, anzi manda quello che dice come si dovrebbe comune tutto. Però come può essere che il socio unico di questa società non debba essere coinvolto in quello che è un atto che il presidente della società ha sviluppato? Soprattutto a fronte di una segnalazione che viene fatta all'interno di una società. Quando venite sollecitati per indicare questa società e voi ritenete che questo sia un atto comunque corretto della norma, qualora dovesse venire fuori a fronte anche di una mozione così come vi risposta stasera, alla quale voi voterete contro, non ci sia comunque una responsabilità anche da parte del Consiglio Comunale, da parte del Sindaco, a rispondere a una cosa. Se vuole essere un discorso politico, lo sa in qualche modo, ma non è questa.
l'incarico è stato confermato in presenza di una preesistenza di incarico che nasceva da Castellanza Patrimonio. Castellanza Patrimonio è stata incontrata all'interno di Castellanza Servizi. La signora Cornelia Colombo ha continuato a svolgere quella che era la sua attività precedente con un incarico dato direttamente dall'amministratore unico di Castellanza Servizi. L'interpretazione autentica che viene fatta da legale del Comune del segretario generale, prima di procedere con questa conferma, ci ha consentito di essere assolutamente convinti della vicenda di questa scelta. Tanto che la figura dell'amministratore unico, la dottoressa Longini, che rientra a pieno effetto in quella della applicazione di questa normativa, decadrà al momento della presentazione del bilancio, perché la dottoressa Longini, ex dipendente pubblico di Vicenza, ha ricevuto l'incarico da questa amministrazione per ruolo amministratore unico e proprio per l'insorgenza di questa normativa non potrà più essere confermata. Quindi queste valutazioni sono state fatte in maniera approfondita, in maniera tecnicamente supportata e tecnicamente supportata. Se ovviamente il consigliere di minoranza, anche che sia, ritenga di avere delle interpretazioni differenti o discordanti da quanto scelto da questa amministrazione, hanno ovviamente tutti i meriti e i modi per potersi opporre. Come già detto in Commissione Capigruppo, e qui mi permetto di risottolinearlo, questa mozione è entrata, come sempre, secondo me in maniera sbagliata, sulla valutazione della correttezza tecnica dell'atto, senza entrare invece quello che poteva essere, e qui sicuramente non deve accettare la discussione, il concetto della scelta politica. Io credo che perché noi pensiamo di impostare la mozione sulla base di interpretazioni differenti rispetto a quelle valutate dal capo del Comune, probabilmente anche a livello di dibattito all'interno del Consiglio Comunale non avremo grandi possibilità di fare un percorso. Sì, signor Sindaco, io mi riferivo alla volontà di quanto ha detto l'assessore Galli e dottor Morona. Io sono avvocato, sono giurista, mi ho preoccupato, la volta devo fare e ci credo, chiamo atto di fede nei confronti di chi cita le regolamenti del nord. Tutto qui. Non era per calare la testa e dire va bene, volevo chiedere questo. E detto questo, ci sono altri interventi, consigliere Vettore, sì, consigliere Vettore. Dunque, signor Sindaco, lei anche l'altra volta in Commissione Capogruppo ha accennato l'aspetto politico, però l'aspetto politico ve lo lascio tranquillamente. Come condizione di libero arbitrio, nel senso, l'avete già fatto altre volte, voi politicamente decidete che una persona è meglio di un'altra, io potrò dire che non sono d'accordo, ma ragione è perché se ritiene che vale, se ritiene che abbia dei caratteristiche adeguate, non è una questione politica, è una questione di scelta che le compete, e io non voglio entrare in quell'ambito, anche se potrei non essere d'accordo, anzi, dichiarerò ovviamente di non essere d'accordo. Però giustamente è lei che deve decidere per quelle che sono le vostre convenienze, le vostre scelte politiche. Per cui mi sembra anche sciocco entrare in quell'ambito, dire lei fa male, fa ciò che ritiene giusto, non torna nei conti. Viceversa, no, questo era proprio un aspetto tecnico, perché nella lettura, cioè dico, più persone ci hanno sottolineato questo aspetto proprio tecnico, la lettura che dice che un proprietario di questa società partecipata, perché di fatto siamo proprietari, non può non considerarsi amministrativamente responsabile di quella società e come tale quindi rientrare nelle categorie che sono descritte nel senso della legge. Questa legge, proprio per quella che è stata la lettura politica, vuole proprio evitare il signor Incalza o tante altre persone che hanno lavorato fino all'altro ieri in un'amministrazione che diventassero il giorno dopo dipendenti ancora della stessa amministrazione e continuando a fare quello che facevano prima, perché altrimenti questa legge non avrebbe alcun senso. Cioè, se io dico che la società, solo perché c'è scritto sopra Castellanza Servizi, che è comunque del Comune, è una
maniera contraria, va bene, se sbaglierete voi, magari per conseguenze, se avremo ragione voi, faremo motivo per dire che avevamo perdito. Però ci sembrava corretto come opposizione, non è solo distruttivo, ma può essere un rapporto costruttivo nel momento in cui si evita di fare voi di creare un danno per l'amministrazione. Noi abbiamo inteso in questa maniera, perché ove succedesse dopo domani effettivamente ciò che noi vogliamo interpretare fosse corretto, l'amministrazione sarebbe in difetto. Quindi l'opposizione ha anche questo ruolo di controllo per evitare che ciò accada. Abbiamo spiegato in maniera, mi sembra, anche costruttiva in questo modo. Vorrei tra l'altro chiedere al nostro segretario, ha provato a consultare e avere dei pareri esterni su questo aspetto o si è semplicemente basato su una postura? Thank you.
fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle sue società, o alle società da esse partecipanti, di attribuire a soggetti, eccetera, 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 non l'hanno detto, hanno fatto riferimento esplicito invece al decreto legislativo 165 del 2001, citando espressamente quali siano le amministrazioni pubbliche. Per cui a me pare che grandi spazi per interpretazioni diverse non ve ne siano, per carità, poi potrò anche sbagliare, però ricordate sempre che quando sbaglio io, sbaglio di persone, non sono la responsabilità, per cui io sono tranquillo in questo tipo di affermazione. Grazie. Consigliere Cariola. Io voglio fare un intervento brevissimo per ribadire una questione che è già approdata, stato ascoltato in alcune occasioni del passato, e per sottolineare una questione che è esattamente definita. Questa è una questione di carattere politico, perché se fosse stata qualcosa di diverso, non c'era non c'era spazio per poter discutere questo. Perché quando si dice che deve essere regolarizzata la posizione lavorativa dell'ente, si dice una cosa che non ha, che non sta in cielo né in terra, perché il dipendente, la sua posizione l'ha già regolarizzata, tant'è vero che ha finito il suo rapporto di collaborazione con l'amministrazione comunale. Il problema non ha, che spetta al dibattito politico di andare alla comunità. Ed è la questione se sia lecito o meno nominare da parte dell'amministrazione comunale qualcuno all'interno di una società di capitali che non ha niente a che vedere con il comune. È una società che risponde alle norme del codice civile, non c'entra niente con il resto, non c'entra niente con il resto. Allora, il sindaco nel suo breve intervento, cioè, che fino alla fine del mandato attuale, l'amministratore unico di una società di capitale che quindi risponde ad altre regole che non siano quelle, che non sono quelle del Consiglio Comunale, va avanti sulla base di un mandato che è stato conferito. All'interno del mandato che è stato conferito, l'amministratore unico ha ritenuto di nominare in una linea di continuità rispetto alle mozioni che erano svolte in preesistenza di CSP quando c'era la speranza, ha ritenuto di nominare la di una valenza della consulenza di un ex dipendente comunale. Noi abbiamo costituito in sede di Consiglio Comunale del 12 gennaio una commissione che ha il compito di verificare anche la correttezza dal punto di vista delle decisioni amministrative, in quale sede noi prenderemo atto dei documenti e alla fine nulla viene anche una presa di posizione che in qualche modo possa essere anche di monito nei confronti dell'amministrazione comunale per riguardo le scelte che riguardano le finanze. Ma oggi come oggi la questione è solo di carattere politico. Cioè io mi meraviglierei che Bettoni fosse d'accordo con la decisione che è venuta fuori da parte di CSP per quanto riguarda la prosecuzione dell'incarico nei confronti della ragioniera in questione. Anche perché vorrebbe dire per Bettoni attaccarsi su una posizione che non è mai stata sua dall'inizio di questo Consiglio Comunale sino ad oggi. Allora, siccome non dobbiamo regolarizzare nulla per quanto riguarda il rapporto attualmente in essere tra CSP e
la persona in questione. Io credo che una volta che hai, come ha detto il segretario comunale, qual è la fattispecie degli enti che ricadono sotto le previsioni della legge, la questione la ricordiamo per la terza volta, in quello che è l'ambito naturale dove si deve discutere di posizioni contrapposte, divergenti tra la maggioranza e l'opposizione, oppure la valutazione che si deve dare nei confronti di una decisione presa dal CSPI nell'ambito della sua autonomia e che non riguarda assolutamente per nessun aspetto il Consiglio Comunale che nessun aspetto non c'entra assolutamente nessuno. Allora, ultima questione, per rimanere nel campo della che si tratta di una questione di carattere politico, secondo me questa mozione era irricevibile perché riguarda delle situazioni esterne al Consiglio Comunale, riguarda delle situazioni che riguardano una società di capitali dove il comune ha una sua partecipazione, ma non è questa la sede per discutere di questa politica. Per cui trattandosi di una questione di carattere politico, questa è una mozione che ricevibile perché oltretutto invita a regolarizzare una posizione della legge normativa di un terzo estraneo al Consiglio Comunale. Allora, rispetto ai consigli, a parte che non è semplicemente breve, non ci credo più per fare i minuti, no? Allora, caro consigliere Caglioni, sul fatto della ricevibilità o ricevibilità, lei può avere anche d'accordo, non sono convinto, ma ha avuto l'opportunità in commissione di gruppo, no, di esprimere questo parere, non al lato del consiglio comunale, no? Per poi recuperare, come solito fare qualche volta, al Presidente del Consiglio, quello che deve fare o deve fare, o gli adempimenti o quello che è il potere di ricevere o non ricevere. Avevo avuto l'opportunità, probabilmente l'avrei ascoltata, probabilmente avrei avuto lì, in quella sede, quello che era ricevibile e ricevibile. Io non ammetto che il Consiglio Comunale, posto una grande discussione, si deve arrivare